afternoon. You don't have to go to the school. Choose to make it with a beat the bambino. It's like a bean. Kid, you good looking, but you don't know what you're cooking, do you? Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Ho, ho, ho. You mixed up a Siciliano. Hello, Kissadigi, you get happy. Buonasera, puntuali come ogni lunedì, siamo pronti per cominciare una nuova puntata di Pane, Amore e Fidelis, la trasmissione di Telesveva dedicata interamente alla Fidelis Andria. Come vedete, questa sera c'è una novità rispetto alle quattro puntate precedenti: non c'è Peppino Ernesto, che salutiamo, non ci sarà probabilmente neanche il lunedì prossimo, lo sostituisco io. Peppino si trova all'estero per motivi di lavoro legati alla sua attività di insegnante. Ripeto, lo sostituisco io, ma state tranquilli, si tratta di una soluzione temporanea. Peppino sarà di nuovo con noi tra un paio di settimane, io gli tengo soltanto in caldo la sedia. Allora, è la quinta puntata di Pane, Amore e Fidelis, è la puntata che segue a 48 ore di distanza il derby dello Zaccheria tra Foggia e Fidelis Andria. Un derby amaro, come sapete, per la Fidelis, un derby segnato dalla sconfitta in extremis con un gol arrivato nei minuti di recupero e segnato anche da qualche polemica legato proprio all'episodio del gol che a quanto pare sarebbe stato in fuorigioco, sarebbe viziato da una posizione di fuorigioco proprio dell'autore della marcatura, vale a dire Iemmello. Noi ovviamente torneremo sull'argomento, ma nel corso della puntata parleremo anche di settore giovanile, perché sapete che la società del presidente Montemurro dedica molta attenzione al proprio vivaio, e poi nella parte finale cercheremo anche di proiettarci sul prossimo impegno della Fidelis Andria, vale a dire l'impegno, vale a dire la partita di domenica alle 15 al degli Ulivi contro l'Ischia Isola Verde. Di tutto questo parleremo con i nostri graditi ospiti in studio, che vado a presentare, cominciando da colui che vedete alla mia sinistra, vale a dire il difensore nonché capitano della Fidelis Andria, Mariano Stendardo. Sera. Buonasera Mariano, sera. Benvenuto e grazie per la tua partecipazione. Grazie a voi. Al tavolo accanto abbiamo l'altro ospite di questa serata, è un gradito ritorno, mancava dagli studi di Telesveva da qualche anno, ma è stato più volte ospite di Salvatore Petrarolo nella trasmissione Sveva Sport, quindi siamo lieti di ritrovarlo in questa sede. Si tratta di Italo Sannicandro, preparatore buonasera. Atletico. Buonasera Italo, benvenuto, bentornato. Grazie anzi. Grazie a voi per l'invito. Preparatore atletico che quest'anno cura il settore giovanile della Fidelis Andria. Naturalmente non poteva mancare il tavolo dedicato, anzi riservato, è il caso di dire, visto che si tratta di una sorta di osteria, la nostra, più che uno studio televisivo, non poteva mancare il tavolo riservato ai tifosi. Li vediamo inquadrati in questo momento, da sinistra a destra, Beniamino, Nicola e Walter. Buonasera ragazzi, benvenuti. E poi naturalmente non poteva mancare la presenza di un fido collaboratore, un amico, un collega, ma soprattutto una spalla importante per me in questa puntata, Emanuele Lo Sapio. Buonasera Francesco. Buonasera a te. No, tu sostituisci Peppino, io sostituisco te, quindi abbiamo fatto, io sostituo anche Peppino in altre situazioni, quindi mi è capitato comunque. Buonasera a tutti gli ospiti, buonasera ai telespettatori. Naturalmente Emanuele si occuperà di raccogliere le vostre osservazioni. Soprattutto. Ce ne sono già tante, Francesco. Perfetto, quindi. Sì, so che avendo fatto, essendo stato al tuo posto nelle precedenti puntate, so che da casa i messaggi cominciano ad arrivare fin dal primo pomeriggio. Quindi dicevo, sentiti libero di intervenire quando ritieni opportuno, Emanuele, per leggere i messaggi che arrivano sulla nostra pagina Facebook, la ricordiamo, la pagina di Pane, Amore e Fidelis, e anche, naturalmente, se ritieni opportuno, per fare le tue considerazioni sul derby tra Foggia e Fidelis, che insomma ha fornito parecchi spunti di cronaca. Poi tu sei un profondo conoscitore delle cose del Foggia, quindi saprai certamente sì, darci il tuo parere. Beh, è stata una partita intensa, no? Non bella, poi magari chi l'ha vista dall'esterno, perché Stendardo non l'ha potuta vedere, è stata bella da vedere, è stata intensa per quella che era una partita sentita da tutte e due le squadre, una cornice che era particolare. Peccato non ci fossero i tifosi dell'Andria, perché secondo me
quella è stata una delle già una limitazione che poteva evitarsi, soprattutto visto i precedenti, no? Io parlavo anche con qualche amico che è tifoso dell'Andria, diceva negli ultimi anni i tifosi dell'Andria non hanno creato situazioni particolari. È chiaro che poi in queste situazioni era successo anche nel derby Bari-Foggia, no? Il divieto, Bari-Foggia non si incontrava da 20 anni, quindi c'è un discorso pure particolare. C'è tutto un discorso particolare in uno stadio che poteva comunque riempirsi, secondo me, anche di 1000, visto sabato sera non c'era neanche un posticipo importante, c'era Palermo-Inter, magari solo gli interisti hanno visto. Peppino mi bestemmierà probabilmente per questa cosa qui, però ritengo che è stata una partita intensa, sentita, che poteva finire sullo 0-0, è stata decisa all'ultimo minuto. Da un gol che dalle immagini poi, perché qualcuno ha anche chiesto, perché immediatamente non sembrava, per la velocità per cui si era, per cui chi l'ha vista dalla TV probabilmente ha visto il replay e si era accorto già che qualcosa non andava, da un gol probabilmente viziato da una posizione di fuorigioco, ma convalidato, che di conseguenza ha deciso a favore del Foggia. Tutto sommato io dico che comunque viene fuori una Fidelis che ha giocato bene, ha giocato alla pari con una che delle squadre accreditate per il salto di categoria, e soprattutto al 91esimo, io lo dico, perché c'è stato quel 5 contro 3, ha rischiato anche di portare a casa la vittoria, giocando una partita accorta, così come lo doveva fare, e ha perso, secondo me, quella che è la sua arma migliore, che è un attaccante, no? Che è Gandolfo, dopo 5 minuti, quindi la partita si era un po' segnata da questo punto di vista. Lo dicevo ieri nell'altra trasmissione, la sostituzione di Gandolfo, di fatto, questo è il mio parere, ma ne parlavo anche con D'Angelo poi a fine partita durante la conferenza stampa, è una sostituzione che ha ammazzato Strambelli, ha ammazzato il modo di giocare di Strambelli, che è il giocatore più forte e più estroso dell'Andria, perché col 4-4-2 si è ritrovato me, a giocare da seconda punta. Da seconda punta non è lo Strambelli che tutti i tifosi conoscono, che poi è in grado anche di fare la differenza e di creare tra le linee gli spazi poi per gli attaccanti. Quindi ritengo che comunque alla fine sia stata una buona partita, una buona Fidelis. Alla fine, se si guarda il bicchiere mezzo pieno, comunque è stata la squadra che è riuscita a far creare meno occasioni al Foggia, che comunque aveva creato tanto, al secondo migliore attacco del campionato e che comunque ha una striscia positiva di 13 punti nelle ultime 5 partite. Allora, tra poco coinvolgeremo nella discussione anche i nostri ospiti in studio. Intanto introduciamo l'argomento, si parla ovviamente in questa parte iniziale del derby tra Foggia e Fidelis, introduciamo l'argomento con la consueta copertina, per la quale ringrazio anticipatamente Gianni Monterisi, che si è occupato del montaggio. O morta, ma di X nemmeno a parlarne. Il simbolo che indica la parità non vuol proprio saperne di comparire sulla schedina della Fidelis. Avrebbe fatto 13 il team di Mister D'Angelo se fosse stato in grado di riempire con una crocetta la casella corrispondente alla gara dello Zaccheria. Invece resta fermo a quota 12 in classifica e mastica amaro per uno stop dal sapore di beffa, il secondo al fotofinish dopo quello interno col Benevento. Colpa del gol realizzato allo scadere da Iemmello, capace di tramutare in uno fisso un segno X che pareva già scritto. E così la storia si ripete, con risultati che si alternano a coppie, per un totale di 4 vittorie e altrettante sconfitte in 8 gare. Ma beffa a parte, cosa resta di questo derby in casa andriese? Intanto resta l'orgoglio di chi è uscito dal campo a testa alta, consapevole di aver subito una punizione immeritata. Resta la soddisfazione di aver dato filo da torcere a una macchina progettata per puntare in alto, la famosa Ferrari rossonera di cui Mister De Zerbi va giustamente fiero. E poi restano le indicazioni
reazioni positive fornite da una retroguardia che ha saputo disinnescare l'attacco esplosivo dei Satanelli, riuscendo con Aya e Fissore nell'impresa di non far rimpiangere Capitan Stendardo, assente per squalifica. A dirla tutta, resta anche qualche strascico polemico scaturito dalla rete in fuorigioco che ha deciso la sfida. Sui presunti torti patiti in precedenti occasioni, la dirigenza biancazzurra aveva chiuso un occhio. Stavolta no. Stavolta la dirigenza ha posto l'accento sull'episodio, pur senza alzare troppo la voce. Sin qui le prove a discarico, ossia gli argomenti a favore dell'assoluzione. Il nostro ruolo di osservatori imparziali, tuttavia, ci obbliga a non trascurare l'altra faccia della medaglia. E allora è opportuno evidenziare che al netto dell'errore arbitrale, il gol partita pareva evitabile. In fondo sarebbe bastato allontanare il più possibile quella palla vagante al limite dell'area. Il caro vecchio rinvio alla viva il parroco, tanto per intenderci. Nella circostanza la Fidelis ha difettato in cattiveria, forse in lucidità per via della stanchezza, sicuramente in esperienza. Solo un attimo di esitazione, ma fatale, poiché ha mandato in fumo il duro lavoro svolto per portare a casa almeno un punticino, utilissimo alla causa della salvezza. E vogliamo parlare della carenza di valide alternative ai titolari, specie in avanti? Se Gandolfo si rompe dopo appena 3 minuti e D'Angelo lo rimpiazza col centrocampista Matera per passare al 4-4-2, vuol dire che il tecnico si fida poco di Cristo e Cianci. Lo ha ammesso lui stesso, dichiarando che gli attaccanti di scorta al momento non sono pronti. Insomma, c'è qualcosa su cui riflettere con attenzione. All'orizzonte, però, si staglia già la sagoma dell'Ischia. È uno scontro diretto, bisogna vincerlo. Il cosiddetto X-Factor può attendere ancora. Allora, questa era la copertina che introduce l'argomento principale della serata, vale a dire il derby tra Foggia e Fidelis Andria dello Zaccheria. Tre i temi fondamentali che emergono, gli spunti fondamentali che emergono da questa copertina. Naturalmente la sconfitta e l'amarezza per una sconfitta rimediata in extremis, come già era successo contro il Benevento tra le mura amiche, quindi la seconda sconfitta sul filo di lana per la Fidelis Andria. Poi l'errore arbitrale che è stato evidenziato in più sedi, in più parti, che sicuramente pesa sul risultato e non è stato preso bene dalla dirigenza della Fidelis. Poi dopo sentiremo sull'argomento anche il presidente Montemurro, anche se i giocatori non se ne erano accorti forse in campo, Mariano, perché non ho visto grandi proteste da parte vostra. Ma io penso che più la rabbia, perché io credo perdere una partita al 94esimo non hai neanche la forza di reagire, perché comunque rimani male. Poi soprattutto in un'azione comunque dove è palese, si vede nettamente che comunque è fuori gioco, perciò io credo che la rabbia e la delusione, perché abbiamo fatto un'ottima partita, quello è. Prego la regia di continuare con queste immagini, mandarle leggermente indietro e cercare di fermare l'episodio proprio nel punto in cui avviene il passaggio di Viola verso Iemmello, così lo analizziamo meglio insieme. E anticipo anche quello che è il terzo tema della copertina, vale a dire l'assenza di pari, poi di pareggi fino a questo momento, poi parleremo anche di questo. Vediamolo insieme. Vorrei sapere il tuo parere intanto su questa situazione, Mariano. Ma secondo me è netto fuori gioco, perché si vede Cortellini che è l'ultimo uomo della linea e Iemmello è due passi avanti, cioè io credo che nettamente fuori gioco, netto fuori gioco. Voi che avete seguito la partita da tifosi, come l'avete vista? Comincia tu, Beniamino, magari. Come primo momento nessuno ha notato il fuorigioco, infatti c'è stata solo un'amarezza totale, anzi eravamo freddi, il gol allo scadere, stavamo quasi per prendere quel punto che comunque era importante. E nel ritorno a casa sono arrivate le immagini dove dimostrava il netto fuorigioco, però ripeto, a primo impatto non ci siamo accorti, considerando che ci trovavamo proprio sulla linea del netto fuorigioco del Foggia. Era velocissimo. Però in velocità non... A velocità normale è sempre difficile. Niente. Nicola? Sì, effettivamente a velocità normale è difficile vederlo. In diretta non c'è...
c'era più la rabbia per il gol subito che per il fuorigioco. Anche che non si è visto. Forse ha fuorviato la mancanza di proteste da parte sì, dei giocatori. Sì, anche quello. Walter? Che dire, voglio dire, siamo rimasti tutti delusi. Io ero dall'altro lato del campo, quindi fondamentalmente non ho visto niente. Non ci siamo accorti, appunto, forse rivedendo le immagini, solo Aia ha alzato la mano per... Poluzzi anche. Sì, Poluzzi, il portiere, stranamente, perché poi i calciatori alzano le mani sempre, però forse effettivamente, come diceva il capitano, l'amarezza in quel momento, voglio dire, non ti dà nemmeno la forza, appunto, di reagire a quella che oramai è una sconfitta, quindi peccato. Mariano, torno da te, al di là di questo episodio che comunque è stato decisivo, tu come hai visto la partita? A me è sembrata una Fidelis comunque che non si è fatta mettere sotto dal Foggia, tu l'hai vista dall'esterno perché eri squalificato e quindi sì, non hai preso parte alla contesa. E poi vorrei sapere come hai visto i tuoi compagni di reparto, in particolare Aia che ha preso il tuo posto, mi sembra che tutto sommato non abbiano fatto rimpiangere la tua presenza. Ma infatti la partita sì, l'ho vista a casa purtroppo, ti ripeto, abbiamo fatto un'ottima gara perché io credo che giocare a Foggia in uno stadio che conosco bene non è facile, perché io credo che a Foggia comunque sarà un campo difficilissimo. La rabbia c'è perché, ti ripeto, perdere la partita 94esimo veramente è brutto dirlo, però comunque guardiamo avanti e niente. Lavoriamo come stiamo facendo, con la massima concentrazione, migliorando comunque negli ultimi secondi della partita ad essere più concentrati. Sul giudizio del reparto arretrato sicuramente positivo, perché comunque hanno fatto una gara veramente molto, molto concentrata, perché non era facile con attaccanti comunque sicuramente forti. E il mio amico Aglia sicuramente era scontato, perché io lo conosco da un po', è un giocatore di un'altra categoria, è un giocatore comunque importante che ci darà sicuramente il suo contributo. Resta il fatto che la sconfitta brucia, anche perché al di là del presunto torto arbitrale avete subito ancora una volta gol nei minuti di recupero, come era successo nella gara casalinga col Benevento. È un caso che questo avvenga, oppure è dovuto al fatto, per esempio, che voi cercate di vincerla fino alla fine, provate a giocarvela fino in fondo? Qual è la motivazione che vi porta qualche volta a prendere gol anche ingenuamente? Ma sicuramente la voglia di vincere la partita, soprattutto in casa, perché io credo che davanti ai nostri tifosi noi cerchiamo sempre di dare il massimo e di fare un'ottima partita. Certo è brutto perdere la partita negli ultimi minuti della gara, però ci sta, bisogna accettarlo e bisogna fare esperienza e mettersi in condizioni che comunque queste cose non succedano più. Italo, coinvolgo anche te sull'argomento. Sì. Psicologicamente come si riparte dopo una batosta del genere? Si riparte sicuramente dalle note positive, dagli aspetti positivi. Come diceva Mariano, sicuramente il fatto di aver limitato una squadra che nelle ultime, penso, tre partite abbia fatto 4-0, ha fatto 2-4-0 consecutivi. E per cui penso che devono ripartire da questi aspetti qui, insomma, dal fatto di essere stati capaci di aver limitato un attacco in questo momento forse il più in forma del campionato di questo girone qui, e quindi niente, magari registrare qualcosa nei minuti finali e basta. Tornando all'episodio incriminato, quello del gol in presunto fuorigioco realizzato dal Foggia, nel pomeriggio, è proprio una notizia di poche ore fa, è stato emesso dalla Fidelis Andria un comunicato con il quale la società ha voluto mettere un po' i puntini sulle i, ha voluto richiamare soprattutto gli organi competenti ad una maggiore attenzione. Io ve lo leggo testualmente, poi magari sentiremo l'opinione dei nostri ospiti in studio sull'argomento. Allora, la società Fidelis Andria, a qualche ora dalla sconfitta di Foggia, pur riconoscendo i meriti sportivi della squadra rossonera, non può non esprimere il proprio disappunto sulla gestione della direzione arbitrale, in particolare su due episodi che si sono dimostrati determinanti per gli esiti del risultato.
risultato. Il gol partita realizzato da Iemmello in netta posizione di fuorigioco e inoltre non è stato ravvisato da Marinelli di Tivoli un calcio di rigore su Strambelli. Non vorremmo che il nostro fair play riconosciuto da tutti i club che fino a questo momento abbiamo incontrato e la nostra nuova avventura tra i professionisti possano renderci meno rispettabili in confronto a piazze sulla carta più blasonate, anche perché ci sono state altre decisioni che ci hanno penalizzato. Chiediamo maggiore attenzione da parte delle terne arbitrali e più equità di giudizio di fronte ad episodi che possono decidere le sorti della gara. Un comunicato deciso che non alza i toni della polemica, ma che comunque richiama gli organi competenti ad una maggiore attenzione. C'è un riferimento in questo comunicato anche ad un altro episodio dubbio della gara. Io non so se tu lo hai potuto valutare, Mariano, dall'esterno vedendola in TV, oppure se ne hai parlato poi successivamente con i tuoi compagni di squadra. L'episodio a cui si fa riferimento è quello del rigore non dato a Strambelli, che purtroppo non è documentato dalle immagini. Noi lo ripeteremo all'infinito, perché le immagini non sono girate da noi, ma ci vengono consegnate dal canale ufficiale della Lega Pro, Lega Pro Channel. Quindi purtroppo in quelle immagini che ci sono arrivate non era contemplato l'episodio in questione. Tu, Mariano, come l'hai visto? Ma sì, quell'azione anche a me sembrava comunque che ci poteva essere il calcio di rigore su Strambelli. Peccato, perché comunque era la, se non sbaglio, il primo tempo, il ventesimo del primo tempo. Esatto. Cioè, io credo che andando in vantaggio a Foggia sicuramente era un'altra partita, diventava un'altra partita. Allora, rimaniamo su questo argomento e mandiamo il contributo relativo all'intervista realizzata da Salvatore Petrarolo nel post partita dello Zaccheria, l'intervista con il presidente Montemurro, il quale ovviamente manifesta tutta la propria amarezza per la sconfitta e pone l'accento su determinati episodi, quelli di cui stiamo parlando. Presidente, con i pareggi proprio niente da fare. Niente, non ci prendiamo con i pareggi, anche se oggi abbiamo visto, insomma, che il pareggio era strameritatissimo, non solo un episodio sfavorevole, anzi due, perché se ci mettiamo dentro anche il rigore non concesso su Strambelli, insomma, che è veramente qualcosa di... Adesso veramente mi disturba questo, e con un gol preso io vorrei rivederlo, però ero proprio in diretta sulla linea e a me è risultato fuori gioco, poi vedremo meglio in televisione. Due episodi, insomma, che non ci stanno, non ci abbattiamo sicuramente, anzi riprenderemo con una maggiore rabbia, maggiore... Abbiamo la consapevolezza che nessuna squadra fino ad oggi ci ha messo sotto, e i ragazzi lo sanno, dentro sono arrabbiati come è giusto che sia, ma non c'è nessuna squadra in tutte le partite ufficiali che ci abbia messo sotto, Foggia compreso. Ed è questa probabilmente la nota positiva, cioè il fatto che al netto delle vittorie e delle sconfitte la Fidelis l'ha giocata sempre ad armi pari con chiunque, tenendo conto che deve puntare alla salvezza. No, noi giochiamo le partite, ce le giochiamo tutte, non temiamo nessuno. L'avversario si può chiamare Foggia o Ischia della prossima domenica o Lupa Castelli o Lecce, non fa differenza. Per noi entriamo in campo con la consapevolezza di essere una squadra forte, perché siamo forti. Oggi ne abbiamo avuto l'ennesima conferma contro la squadra attrezzata sicuramente per vincere il campionato, però non con tutta la rabbia che abbiamo dentro. Prendere un gol 94esimo ti fa incazzare, insomma, è il minimo che possa dire. Allora, con espressione anche colorita, il presidente Montemurro ha sottolineato la rabbia per gli episodi sfavorevoli, anche perché la Fidelis ha lamentato anche in precedenti occasioni qualche torto arbitrale. Chiedo a Mariano Stendardo, vi sentite, non dico perseguitati, ma sentite che c'è un po' di accanimento, comunque qualcosa che non va nella gestione delle partite da parte degli arbitri, visto che forse siete un po' in credito per quanto riguarda... Ma, episodi dubbi. Guarda, io non voglio pensare che comunque
c'è la malafede, perché comunque siamo ancora all'inizio del campionato, però vedere questi episodi a sfavore è brutto, perché comunque vanifichi tutto il lavoro che fai durante, durante la settimana, e i sacrifici che comunque facciamo anche in campo, perché comunque una partita a livello comunque sia fisico che mentale veramente comunque ti toglie tante energie, perciò io credo che perdere le partite così veramente è triste ed è brutto, soprattutto per un difensore come me, ma al di là del difensore io credo come squadra, perché comunque ti ripeto facciamo tanti sacrifici ed è brutto comunque perdere le partite su episodi decisi da un arbitro, quello è la rabbia, però speriamo che già dalle prossime partite ci sarà un po' più di uguaglianza, perché comunque è brutto vedere quegli episodi. Cominciamo a dare spazio anche alle vostre domande da casa, alle domande che ci state ponendo su Facebook. Emanuele. Sì, c'è un tifoso che ci chiede: secondo voi non siamo un po' scarsi numericamente in attacco? Sabato si è notata la mancanza di un attaccante che potesse darci un po' di profondità rispetto a quello che era poi, soprattutto quando è uscito Grandolfo, credo. La domanda è sugli attaccanti, no? Il numero, a livello numerico. Ci chiede l'amico da casa, sì, se siete un po' scarsi numericamente lì davanti. Anche perché la sostituzione è stata attaccante per centrocampista, non attaccante per un attaccante, dopo 4 minuti di partita, quindi tatticamente hai cambiato la partita in corso. Ma non credo, perché comunque in panchina c'era Cristo e Cianci, che sono comunque due attaccanti. È stata più comunque una scelta del mister, perché sia Cianci che Cristo, comunque Cristo ha avuto un infortunio che sta recuperando e da poche settimane che comunque sta con noi. E Cianci comunque non ha i 90 minuti nelle gambe, siccome la partita comunque era cambiata dopo 10 minuti, e il mister ha fatto una scelta di mettere Matera, ma più per una questione, ti ripeto, perché sia Cianci che Cristo non hanno i minutaggi che comunque serviva ancora nella gara. Senti, ci chiedono, alla luce della prestazione a Foggia, c'è la consapevolezza, come giustamente diceva anche il presidente, di potersela giocare con tutti alla pari e di poter ambire a qualcosa di più della salvezza? Ma quello sicuramente, come ha detto il presidente, ci dà forza, consapevolezza ancora di più di essere comunque un'ottima squadra e sicuramente fare un ottimo campionato. Il nostro obiettivo rimane la salvezza, però oggi dopo 8 partite vedendo le altre squadre, soprattutto le più blasonate sulla carta, vedi che comunque tra noi e loro non noti una differenza diciamo abissale, perciò quello ti dà la forza e la consapevolezza di essere un'ottima squadra e di sicuramente fare un campionato all'altezza. Una nota stonata, se vogliamo, di queste prime 8 giornate è rappresentata dagli infortuni. Prima abbiamo nominato Cristo. Cristo è uno di quelli che ha recuperato insieme a Morra, però adesso si è infortunato Grandolfo. Italo, coinvolgo te sull'argomento perché so che ti capita occasionalmente di seguire il recupero dei giocatori infortunati, anche della prima squadra. Vorrei sapere, Cristo a me dà l'impressione di essere un po' ancora fuori condizione, forse di avere ancora qualche chilo da smaltire. Sì, a me è successo solo una volta, ecco, di poter collaborare con Marco Greco in prima squadra, perché insomma c'era la necessità di seguire questi due atleti che seguivano un percorso differenziato, e in effetti forse anche avendo visto Cristo contro il Messina, forse in effetti ha bisogno di trovare la sua condizione migliore. Un attaccante molto potente dal punto di vista anche antropometrico, importante per la categoria, e sono poi quelle tipologie di calciatori che hanno bisogno di più tempo per poter raggiungere la loro migliore condizione, per cui capisco anche la scelta diciamo del tecnico, che a partita praticamente non iniziata ha dovuto fare una scelta su quelli che gli garantivano magari un'intensità di gioco e di corsa superiore rispetto a quella che potevano. Lui conosce sicuramente meglio di tutti la situazione di ciascuno, e quindi avrà fatto sicuramente la scelta migliore per quel momento lì della gara, anche perché nei minuti finali è sembrato parecchio dietro di condizioni rispetto anche a Morra, che Morra ha corso, teneva il reparto da solo,
io l'ho visto parecchio in difficoltà, soprattutto nel finale, quando si arriva qualcuno che facesse salire la squadra per poter tenere poi lo 0-0, perché se Morra riusciva a fare tutti e due i reparti, andava dietro al centrocampo e risaliva, Cristo l'ha fatto così e così, e si vedeva che era proprio fuori condizione e non era in grado sicuramente di giocare dal quarto minuto dopo se è col Messina è entrato bene, col Messina è entrato bene. Ha giocato meno? Sì, ha giocato meno, sì, era uno scampolo di partita, però insomma è un giocatore sul quale sicuramente l'Andria deve puntare. Sicuramente. Su Grandolfo invece, Mariano, credo non ci sia ancora una diagnosi precisa, serviranno ulteriori accertamenti in questi giorni, no? Sì, in serata faceva gli accertamenti, speriamo bene, perché è un giocatore comunque importante per la squadra e speriamo bene. Va bene, allora si conclude qui la prima parte della trasmissione. Noi andiamo in pausa, cediamo la linea alla pubblicità, ci beviamo un sorso di birra nel frattempo e ci rivediamo tra pochi minuti. Mambo italiano. Mambo italiano. Ben ritrovati nell'osteria di Pane, Amore e Fidelis. Forse l'avete notato, nel corso dell'intervallo, per usare un termine calcistico, i nostri tavoli si sono arricchiti di qualche leccornia, insomma, pasticcini, non più che pasticcini, panzerottini e panini, quindi questa sera, oltre a bere la birra, abbiamo anche di che mangiare, e per questo ringrazio la pasticceria Montereale di Andria che ci ha fornito appunto tutto questo ben di Dio. Riprendiamo il discorso sulla Fidelis ripartendo dal consueto ponte tra presente e passato. Voi sapete che ogni settimana noi stabiliamo appunto un ponte col passato, sentendo telefonicamente un protagonista della storia della Fidelis Andria. Questa sera abbiamo scelto un personaggio, visto che c'è Mariano Stendardo che è il capitano della Fidelis Andria, abbiamo scelto un capitano storico della Fidelis Andria, un ex giocatore che è stato ben 7 stagioni alla Fidelis in 3 categorie diverse, è stato protagonista di 2 promozioni dalla C2 alla C1 e dalla C1 alla B. Sto parlando di Raffaele 40, che dovrebbe essere in collegamento telefonico. Raffaele, ci senti? Pronto Raffaele? Forse c'è qualche problema sul collegamento telefonico, attendo un cenno dalla regia che non arriva, quindi vado avanti. Allora, sento, ti chiamo di nuovo in causa, Mariano. Al momento qual è la situazione dello spogliatoio? Cioè, come state vivendo questo momento conseguente a questa sconfitta? E soprattutto, ritenete di avere i punti che speravate di avere dopo 8 giornate? Cioè, li avevate messi in preventivo questi 12 punti? Sono di più, sono di meno? Vi consentono di guardare a qualcosa in più della semplice permanenza? Ma lo spirito della squadra sicuramente è positivo, perché dopo queste prestazioni, al di là di domenica, però credo che tutte le 8 partite che abbiamo fatto comunque abbastanza, anzi benissimo, perciò quello ti dà la consapevolezza di essere un'ottima squadra. riguardo i punti in classifica, noi calcoli non li facciamo, noi speriamo di fare più punti possibili comunque per fare un campionato all'altezza, è importante, poi alla fine faremo i conti. Allora, facciamo un altro tentativo con Raffaele 40, che adesso mi dicono dovrebbe essere in collegamento telefonico. Raffaele, ci senti? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, ciao Raffaele, grazie per aver accettato il nostro invito a intervenire telefonicamente in trasmissione. Allora, innanzitutto, Raffaele, dici come stai, di cosa ti stai occupando in questo periodo, perché la gente vuol sapere, i tifosi della Fidelis Andria vuole sapere come te la passi dopo che ti sei ritirato dal calcio e dopo l'esperienza non proprio positiva dell'anno scorso come allenatore del Gallipoli. Niente, intanto buonasera a tutti, saluto tutti, e chiaramente è un piacere per me, insomma, parlare con voi. Adesso praticamente sono uno spettatore in attesa, perché niente, dopo l'esperienza dell'anno scorso, adesso diciamo sto seguendo i vari campionati, tra l'altro, vabbè,
quella dell'Andria, insomma la seguo un po' perché insomma, no, è la squadra alla quale sono affezionato più di tutte, insomma, no? E anche poi per esperienza professionale, perché andare a vedere anche le partite di Lega Pro mi interessano, perché avendo anche conseguito il patentino per poter allenare in Lega Pro, e quindi bisogna sempre rimanere aggiornati. Quindi questo, in questo momento, sai, noi allenatori quando siamo in attesa così andiamo a vedere delle partite, perché magari perché ci può tornare utile per un futuro prossimo, insomma, o per un futuro, insomma. Certo, Raffaele, immagino che tu abbia seguito la Fidelis Andria, che sicuramente ti è rimasta nel cuore dopo la tua lunga militanza in maglia bianca-azzurro, abbia seguito la Fidelis Andria in queste prime 8 giornate. Che impressione ti ha fatto questa squadra? Beh, l'impressione è che, voglio dire, io la prima partita l'ho vista proprio in diretta, insomma, no? Ha espugnato il campo di una nobile, diciamo, decaduta, no? E quindi, voglio dire, la sto seguendo perché sta facendo degli ottimi risultati, a parte nei minuti finali che si sono perse due partite, insomma, quei due punti, insomma, un pochino, diciamo, che pesano. Però secondo me sta rispettando anche i programmi, perché essendo anche una neopromossa, però sappiamo, insomma, che Andria, insomma, è la categoria fra la C e la B, è la categoria che più merita e che più, voglio dire, consona alle aspettative della città, della dirigenza, soprattutto nella nuova dirigenza, dove, voglio dire, bravi, e un plauso a quelli che hanno portato la squadra dall'eccellenza fino alla Lega Pro. Però quest'anno io penso che si sia cominciato un percorso diverso che possa così assestare la Fidelis nei campionati, insomma, di competenza. Questo per noi è un momento a Marcord, come avrai capito, Raffaele. Volevo sapere... Sì. Un Amarcord, chiedo scusa. Sì, un momento Amarcord, nel senso che i tifosi hanno piacere ovviamente di risentire un giocatore che ha fatto la storia della Fidelis. A proposito di Amarcord, vuoi ricordarci quello che per te è stato il momento più bello della tua lunga esperienza con la maglia della Fidelis? Immagino quelli legati alle promozioni, soprattutto quella in Serie B, però suppongo che ci sia qualche altro momento legato anche al rapporto con la piazza. Beh, sì, perché io, diciamo, che sono arrivato da perfetto sconosciuto lì alla Fidelis, perché avevo già fatto un campionato di Serie C a Monopoli, poi avevo fatto due campionati di Serie C2, all'epoca c'era la C2 a Galatina, e purtroppo quell'anno retrocedemmo, però poi, ripeto, arrivai in questa grande città, in questa grande squadra, e piano piano, diciamo, mi ritagliai uno spazio pian pianino. Ci fu la squadra della C2 dove vincemmo immediatamente il campionato, ricordo, in quel di Fano, insomma, vincemmo il campionato con 6.500 andriesi al seguito, e poi è stato un susseguirsi così di emozioni, culminate sicuramente con la prima storica promozione in B, dove anche ci fu anche la fortuna che fece anche il gol della promozione, battemmo il Chieti 1-0. Poi sono almeno per quanto mi riguarda sono entrato in simbiosi con la città, e quindi sono stati 7 anni, diciamo, anche con i 3 successivi di B, sono stati 7 anni, diciamo meravigliosi. Quindi, voglio dire, conservo ancora, perché, ripeto, io un paio di volte l'anno, quando mi è possibile, faccio una capatina ad Andria per salutare gli amici e conseguentemente per vedere le partite della Fidelis. E ripeto, è rimasto questo affetto reciproco che non può che farmi piacere. Tu, Raffaele, ad Andria hai giocato con diversi giocatori che, insomma, poi hanno fatto una bellissima carriera, per esempio Bernardo Corradi, Nicola Moruso e Davide Nicola. Volevo sapere, ti senti ancora con qualcuno di loro? E poi, per quanto riguarda in particolare Davide Nicola, come lo vedi come allenatore del Bari? Lui è un po' sempre sulla graticola, domani si gioca una partita importante a Vercelli, è sempre in discussione. Tu che opinione hai di lui come tecnico?
Sì, guarda, intanto ti rispondo alla prima domanda, qualcuno lo sento, perché poi dopo magari anche la lontananza proprio geografica ti porta poi così a salutarti ogni tanto, però no, a non avere dei rapporti quotidiani come si avevano sempre. E per quanto riguarda Davide Nicola, insomma, no, ha fatto molto bene nelle sue precedenti esperienze a Livorno, e adesso gli si chiede, lui è entrato in corsa l'anno scorso, voglio dire, e diciamo, ha cercato di fare del proprio meglio in una piazza, diciamo, no, in una città dove si vive di calcio, perché Bari vive di calcio. Quest'anno sicuramente sta alternando delle prestazioni, perché ha fatto 3 o 4 vittorie consecutive che l'hanno proiettato al secondo o al terzo posto, e poi adesso questa battuta di arresto a Terni e questo pareggio in casa ne hanno rallentato la corsa. Sulle qualità dell'allenatore, insomma, non si discute, però come tu sai gli allenatori, voglio dire, sono sempre sulla graticola domenica per domenica, quindi voglio dire, io mi auguro che Davide Nicola porti a termine, voglio dire, la sua missione di fare un campionato e magari di centrare la promozione. Bene così, Raffaele, io ti ringrazio infinitamente per la tua disponibilità e insomma spero di risentirti o io oppure Peppino Ernesto, che è il titolare di questa postazione, in una prossima occasione. Grazie a voi e sempre Porta Fidelis. Grazie, buona serata. Arrivederci, arrivederci. Allora, torniamo sulla stretta attualità. Beniamino, so che avevi una curiosità da chiedere a Capitan Stendardo. Sì, dobbiamo fare un passo indietro alla partita precedente del Foggia. Mariano, capitano. Quella con Messina, intendo. Sì, quella con Messina. Sì. Una curiosità, mi chiedevo, l'espulsione si poteva evitare? Cioè, una volta che la palla era persa per la nostra squadra, potevamo evitare il fallo e dando, diciamo, il gol, avendo ancora un giocatore in quella partita e un punto fermo della difesa anche per la partita poi col Foggia? Posso integrare la domanda, visto che ce ne fa un altro tifoso, sempre sulla questione del Messina, era personale. Ci chiedono se per te quello era rigore, perché per un nostro tifoso non era rigore, perché il giocatore ha accentuato la caduta non appena sentito il contatto. Ma ritornandosi alla partita di Messina, in quell'occasione è stato bravo comunque anche l'attaccante, perché non ha neanche fermato la palla come doveva. Allora lui l'unica cosa da fare è quella comunque di trovare l'appoggio su di me. Invece, rispondendo all'amico qui, è una cosa comunque che ti viene distinto, poi soprattutto per un difensore trovarsi l'attaccante alle spalle davanti alla porta, e ti viene proprio istintivamente fare una cosa del genere. Allora, è il momento del consueto appuntamento con le pagelle, vediamo quali sono i ci piace e non ci piace di questa settimana. Tartaglia ci piace. Nel primo tempo Floriano lo mette in difficoltà un paio di volte con le sue accelerazioni. Lui però gli prende le misure e alla lunga esce vincitore dal duello. Col passare dei minuti si erge ad autentico baluardo della retroguardia andriese, ben supportato dai compagni di reparto che ce la mettono tutta per non far rimpiangere l'assente Stendardo. Matera non ci piace. Sembra ancora alla ricerca della sua vera identità. A Foggia parte dalla panchina, ma è subito chiamato a rimpiazzare l'infortunato Grandolfo. Ora come ora, il confronto con Piccinni, che gli ha rubato il posto, è impietoso. Per conquistare la piena fiducia di Mister D'Angelo e ripagare quella di una dirigenza che ha voluto trattenerlo a tutti i costi, deve tornare sui livelli della passata stagione in Serie D. Cortellini ci piace. Commette una sciocchezza quando regala il pallone agli avversari su punizione, rischiando di innescare una ripartenza. Per il resto è autore di una prova egregia, fatta di chiusure puntuali e saltuarie accelerazioni sulla corsia sinistra. Sua inoltre la firma sulla più nitida palla gol biancazzurra, un guizzo di testa che sorprende tutti i difensori foggiani, tranne il portiere. Strambelli non ci piace. Dura la vita di chi è chiamato a recitare da trascinatore. Non sempre è possibile e sabato sera se ne è avuta la prova. Al Folletto Barese non riesce nessuna di quelle fantastiche giocate che ne hanno fatto il valore aggiunto della Fidelis in questo avvio di stagione. Un tiro come questo, per esempio, 2 settimane fa sarebbe finito all'incrocio dei pali.
Piccinni. Ci piace, anzi no, ci strapiace. Gioca una partita da autentico gladiatore e sembra avere più di due polmoni per quanto corre, conservando comunque la lucidità per fare sempre la cosa giusta. Ringhia su ogni avversario, recupera un'infinità di palloni e li smista con intelligenza. Ci manca solo che segni e per poco non gli riesce anche quello. Di gran lunga il migliore in campo. Allora, restiamo in tema di pagelle. Vorrei coinvolgere sull'argomento i nostri tre ospiti tifosi. Vorrei sapere non tanto le pagelle riguardanti la partita di sabato alla Zaccheria, quanto un bilancio complessivo delle prime 8 giornate. Cioè, quali sono i giocatori che vi hanno convinto maggiormente e quelli che invece vi hanno un po' deluso finora? Cominciamo sempre da te, Beniamino. I giocatori che mi hanno più convinto sono i tre dell'anno scorso. Non perché ce li ho a cuore per la promozione, perché non pensavo che potessero fare ancora meglio di quello che avevano fatto l'anno precedente. Dei tre è Nicola quello che mi ha sorpreso più di tutti. Nicola? Sì, per me la sorpresa è Bisoli a centrocampo. Giovane, diciamo, promettente, si sta rilevando, diciamo, un ottimo giocatore per la categoria. Il negativo? Il negativo per ora nessuno, perché comunque stiamo giocando bene e stiamo tenendo testa a tutte le squadre. Walter, di' anche la tua. Fondamentalmente, in effetti, gli 11 titolari, perché forse quello potrebbe essere la pecca sia per i giocatori che per l'allenatore, perché mi chiedevo il fatto di avere un 11 titolare così ben, diciamo, ferreo, non vorrei che alla lunga possa anche per chi è in panchina, qualcuno è mai entrato, possa davvero portare, tra virgolette, a non essere così partecipe, quindi per certi versi poi non essere sempre pronto nel momento in cui dovessero essere chiamati in causa. Allo stesso tempo, per esempio, Poluzzi mi ha stupito molto, sia perché, voglio dire, quelle poche volte che è stato chiamato in causa è stato sempre attento e pronto, e allo stesso tempo perché poi fa il libero aggiunto per certi versi, perché è bravo di destro e di sinistro con i piedi, quindi aiuta anche, voglio dire, la difesa, che nei momenti di difficoltà sa di potersi appoggiare a lui e quindi di poter reagire con la prontezza che lo contraddistingue. C'è una domanda, non sono pagelle, per Stendardo. Ci chiedono: tra i giovani che sono in rosa, secondo te quali possono fare carriera e chi può fare il salto di categoria? Ma io penso che tutti i giovani sono di prospettiva, e questo bisogna fare i complimenti al direttor Doronzo, che veramente ha fatto un ottimo lavoro. Io ho 32 anni, ho visto comunque tanti giocatori giovani e ti dico che quest'anno veramente abbiamo giocatori di prospettiva, ma come diceva prima il tifoso, comunque anche Bisoli, ma anche Tartaglia, comunque sono giocatori che sicuramente avranno un avvenire roseo, importante. Posso fare altre domande? Come no. Se ci sono anche... Ci chiedono, in tutta sincerità, se sono tanti complimenti, sto cercando anche, sono davvero tanti. Al di là di quello che è successo sabato, spero che la squadra impari ad essere più concentrata e con più cattiveria agonistica nei minuti finali delle partite, perché in queste categorie ti possono punire fino alla fine. E la considerazione ci fa un tifoso, e che dice alla difesa di stare un po' più attenta, soprattutto e di spazzare, no? Perché ogni tanto spazzare probabilmente aiuta a non far creare occasioni agli avversari, soprattutto nei minuti di recupero, così come è successo col Benevento e così come è successo col Foggia. Ma sì, sicuramente è una considerazione giustissima. Certo, noi comunque giochiamo per vincere la partita, però poi il calcio è fatto di episodi che sia positivi che negativi. Certo, bisogna migliorare soprattutto negli ultimi secondi della partita, perché comunque ti dà comunque la possibilità di vincerla o perdere la partita. No, dico, da difensore, no? È cambiata proprio la prospettiva, lo vedevo anche in altre partite.
cioè prima arrivavano i minuti finali, i difensori o cadevano facendo finta di sentirsi di infortunarsi o spazzavano il pallone in tribuna, si vede pochissimo anche nelle partite, non solo in quella di sabato scorso ma anche in tante partite, cioè c'è più la, il fatto di aver annullato il libero, probabilmente ti faccio una domanda al centrale, col passare del tempo ha portato i centrali anche a giocare, a impostare, a far diventare quasi centrocampisti. Ma sì, quella è una cosa che vuole il mister, comunque iniziare l'azione dal portiere. Infatti noi iniziamo l'azione sempre comunque con i difensori. Però certo negli ultimi minuti comunque deve aumentare la concentrazione, perché comunque ti può rovinare una cosa comunque che vanificare tutto quello di buono che hai fatto precedentemente. Allora, abbiamo parlato di giovani, inevitabile coinvolgere sull'argomento Italo Sannicandro, che di giovani si occupa seguendo da preparatore atletico le formazioni appunto del settore giovanile. Italo, intanto ricordiamo quello che è l'andamento finora delle formazioni giovanili, che mi sembra stiano facendo piuttosto bene. Sì, diciamo che se fai riferimento all'ultima giornata, tutte e tre le formazioni hanno ottenuto un risultato positivo e diciamo che continua il lavoro di formazione nel settore giovanile, e in modo particolare mi hai tirato in ballo un argomento insomma a me molto caro, cioè quello del risultato nel settore giovanile. E, sì, vogliamo vedere il risultato, facciamolo pure, ma penso che l'aspetto più interessante sia una programmazione a medio e lungo termine che possa consentire a una società diciamo giovane da un punto di vista ecco, del cambio di società come la Fidelis Andria di poter costruire in casa quelli che potrebbero essere i calciatori di domani, anche perché poi i regolamenti stanno cambiando e quindi ciascuna società professionistica poi dovrà necessariamente far fronte all'organizzazione del proprio settore giovanile per poter avere giocatori formati al proprio interno. Tu come preparatore di giovani avverti un po' questo conflitto tra la necessità di vincere o il desiderio di vincere, che si avverte anche a livello giovanile, e la necessità invece che avete voi preparatori di formare i giovani. C'è un po' un conflitto tra questi due aspetti? Beh, c'è un conflitto che ovviamente è legato al fattore tempo, che inevitabilmente gioca a sfavore di chi vuole costruire nel tempo delle capacità e delle potenzialità che ovviamente poi saranno richieste al calciatore che si affaccia al mondo professionistico. Devo dire che ho apprezzato tantissimo l'intervento del presidente Montemuro quando ha dato serenità alla squadra, alla prima squadra, parlando proprio della valutazione di sconfitte e vittorie in modo molto sereno e molto equilibrato. E in effetti è quello che succede anche da noi, perché diciamo i nostri responsabili ci chiedono sempre ecco, come è andata e poi qual è il risultato finale. Alcune volte anche il contrario, ma più per curiosità e ansia che non per ecco, rimarcare l'importanza della vittoria o del pareggio rispetto a una sconfitta. Io sono di un'idea che spesso è la sconfitta che ti fa lavorare meglio, perché ti fa capire quali sono gli aspetti su cui poi devi lavorare. Alcune volte invece la vittoria potrebbe nascondere quelli che invece sono dei deficit o strutturali oppure degli aspetti tecnici o fisici nel caso mio in cui dover intervenire. Allora, utilizziamo questi ultimi istanti di trasmissione per proiettarci sul prossimo impegno della Fidelis Andria, mi riferisco in questo caso alla prima squadra, la partita di domenica prossima contro l'Ischia al degli Ulivi. Stendardo, che partita vi aspettate? È sicuramente uno scontro diretto per la salvezza, posto che quello sia il vostro obiettivo primario, quindi di conseguenza una partita da vincere a tutti i costi. Ma sì, l'Ischia comunque l'abbiamo incontrata anche in Coppa Italia. Già lì comunque si è vista una squadra organizzata, perciò io penso che domenica sarà una partita difficile, però io credo che con la tranquillità e la consapevolezza sicuramente possiamo fare una buonissima gara. Un'ultima domanda, quali sono secondo te le avversarie nella lotta per la salvezza? Quelle da tenere maggiormente d'occhio. Ma guardando adesso la classifica penso che non c'è la squadra da temere
perché vedere il Catania comunque 8 punti, quello ti fa capire che la classifica non è ancora, diciamo, delineata. Però ti fa capire anche che comunque non c'è la squadra, diciamo, spacca campionato, e quello comunque ti deve dare la consapevolezza di crederci e di fare un campionato all'altezza. Allora, siamo in dirittura d'arrivo per quanto riguarda questa quinta puntata di Pane, Amore e Fidelis. È il momento dei saluti e dei ringraziamenti. Io naturalmente saluto e ringrazio tantissimo Mariano Stendardo per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Saluto Italo Sannicandro, che ci ha parlato del settore giovanile. Grazie a voi per l'ospitalità e lo spazio. Grazie a te. Ovviamente saluto Emanuele, con il quale mi vedo abitualmente. Grazie Francesco. E saluto i nostri tre ospiti tifosi, vale a dire Beniamino, Nicola e Walter. Siamo davvero alla fine, abbiamo anche sforato di un paio di minuti, ma penso che siamo riusciti comunque a parlare di tutti gli argomenti che avevamo messo in programma. A me non resta che ringraziare voi che ci avete seguito da casa e darvi appuntamento alla prossima puntata, lunedì prossimo, sempre alle 20.30, sempre su Televsveva, canale 17 del Digitale Terrestre. Arrivederci e buonasera. Mambo Italiano, hey Mambo, Mambo Italiano, ho, 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 you mixed up a Siciliano, hello kissa DJ, you get happy in the future when you Mambo Italiano.